Questa lettera è per te. Sì, per te che stai guardando questo video. Per te che come me vivi, cresci e sogni in questa piccola briciola del mondo chiamata Italia. Una briciola magica, piena di bellezza, cibo e poesia. Tutta concentrata in pochissimo spazio. Uno spazio che però ora dobbiamo preservare. Sì, perché ci siamo resi conto che le regole da rispettare per contenere il contagio non sono state rispettate dalla maggior parte di noi. Abbiamo sbagliato. Tutti, io, tu, il governo, i cittadini, potevamo tutti fare qualcosa in più, qualcosa di meglio. È sempre facile giudicare a posteriori. Ma non perdiamo tempo a fare un'inutile caccia alle streghe. Ora più che mai bisogna mettere da parte le nostre diatribe quotidiane. Dobbiamo cambiare per un po' le nostre abitudini. Certo è un sacrificio, ma le regole che il governo ci ha impartito non sono limitazioni alla nostra libertà. Al contrario, indicazioni per continuare il nostro percorso di vita e preservare questa nostra briciola. Ricordiamoci più spesso che ai nostri nonni fu chiesto di andare in guerra. A noi stanno solo chiedendo di stare sul divano. Perciò non lamentiamoci che non c'è niente da fare a casa. Approfittiamone per recuperare il tempo perso, gli affetti. E ora che tutto è fermo tranne il nostro cervello, usiamolo di più. Viviamo in un mondo in cui rallentare sembra una sconfitta, ma saperlo fare al momento giusto è la vera vittoria. Restiamo a casa. Sì, è un momento difficile. E chi dice che non si può nemmeno viaggiare o spostarsi qua e là per vedere un bel tramonto, sbaglia. Perché un bel tramonto lo si può vedere benissimo anche negli occhi di chi si ama. E a dirla tutta, si può fare un bellissimo viaggio anche guardando un bel film o leggendo un bel libro. Se possiamo lavorare da casa, facciamolo. Se non abbiamo l'urgenza di dover essere da qualche parte, restiamo a casa. Perché la tua salute è la mia salute. Perché ciascuno deve fare la sua parte. Tu, io, noi. E se hai la possibilità, investi tu i soldi negli ospedali e dona per rafforzare la terapia intensiva. Sì, perché il poco di tutti fa tanto, tanto. Siamo chiusi in casa da qualche giorno e già stiamo vedendo i primi risultati e ci abitueremo a questo periodo. Non vedo l'ora di arrivare al momento in cui diremo: ma te lo ricordi il coronavirus? Ma ti ricordi che non si poteva neanche stringere la mano a qualcuno, andare per strada, baciarsi, abbracciarsi, e ci rideremo sopra. Ecco, io voglio arrivare il prima possibile a quel giorno. E devi volerlo.